questa mattina abbiamo deciso di svegliarci presto perché volevamo scoprire le origini antiche delle Marche, soprattutto della zona nord. Oggi ci troviamo a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, terza città delle Marche, molto ospitale, ricca di storia, cultura e cibo. Fano ha molti appellativi. È chiamata la città di Vitruvio, la città del carnevale, la città delle bambine e dei bambini. Ma per noi oggi Fano è Fanum Fortunae, perché è stato un importante centro durante l'Impero Romano. La gloria del suo passato è tangibile per tutta la città. Analizzando sulla mappa la posizione di Fano, abbiamo visto che è veramente particolare perché si trova alla fine di un'antica strada che parte da Roma e attraversa tutto il centro Italia. Stiamo parlando della Via Flaminia. E siccome lungo la strada abbiamo visto che sono presenti altri comuni, abbiamo deciso di organizzarci per vedere se anche questi, così come Fano, hanno un collegamento con l'antica Roma e cogliere l'occasione per visitarli. Sono circa 50 chilometri fino all'ultima città. Sembra un bel percorso da scoprire, ma per ora godiamoci Fano! Racconta quanto sia romana Fano. La Fontana della Fortuna al centro della piazza è sormontata dalla statua della Dea con il velo svolazzante in direzione contraria rispetto ai capelli, ad indicare il carattere sfuggente della fortuna. Fano è stupefacente e la romanità è palese in molte forme. Non ci resta quindi che partire per vedere se anche le altre città sulla Via Flaminia hanno la stessa caratteristica. E non solo. Ma prima... colazione! Buongiorno, la moretta? E chi sarebbe adesso sta moretta? È bella? No, la moretta è buona. Thank you.
Per i prossimi circa 50 km di bellezze da scoprire, questo è il giusto energizzante. E se fossimo stati verso l'ora di pranzo, avremmo ordinato il famoso brodetto, una zuppa di pesce povero, o la rustita, pesce arrostito nella mollica di pane, perché Fano è altamente attrattiva anche d'estate, vantando bandiera blu e bandiera verde, ma questa è un'altra storia. Allora, siamo pronti per la partenza e siamo veramente emozionati, perché la Via Flaminia l'hanno percorsa i legionari romani, l'armata di Napoleone e tantissimi personaggi importanti. Borghi, chiese, canyon, fiumi rendono questa zona un museo a cielo aperto, perfetta per il turismo di esperienza, proprio quello che piace a noi. Discovery Marche, le città marchigiane sulla Via Flaminia Romana. Il primo comune che abbiamo trovato in direzione ovest dopo Fano è Colle al Metauro. Colle al Metauro è un comune molto particolare, per non dire unico nel suo genere, perché è un comune sparso, nato dall'unione di tre comuni, Monte Maggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Proprio in queste zone avvenne una delle battaglie che, secondo gli storici, ha più influenzato la storia dell'umanità, la battaglia del Metauro. È anche terra di buon cibo e buon vino. Qui si diffuse e si impose, sin dal 500 avanti Cristo, un vitigno denominato Bianchello del Metauro, che la tradizione indica addirittura come la causa della sconfitta di Asdrubale con i Romani nella celebre e cruenta battaglia del Metauro. A 27 km da Fanum Fortune si offre la rara possibilità di ammirare un tratto di lastricato originale dell'antica via consiliare romana. Ora siamo nell'area archeologica Forum Semproni, che nei secoli addietro fu il luogo più rappresentativo e trafficato della zona. Forum Semproni fu poi ricostruita a qualche chilometro di distanza e, distorcendone il nome, nacque Fossombrone, restando però comunque il centro urbano più importante nella Valle del Metauro. Arrivo!
Voi siete turisti? È un po' che vi vedo girare. Bravi, sono bei posti questi da scoprire, ma sono anche buoni. Questa è la zuppa di cicerchia. Mettiamo dell'olio e assaggiate. Wow, ha proprio ragione. Sono dei posti veramente belli. E anche buoni. Grazie, oste. Arrivederci. 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 Eccoci all'ultima destinazione del nostro itinerario sulla via Flaminia Romana. Ora siamo a Cagli, o come i romani la chiamavano, Ad Calem. E qui la romanità la fa ancora da padrona. Termina proprio qui, a pochissimi chilometri dal confine con l'Umbria, questo nostro tour della Via Flaminia Marchigiana. Ci abbiamo impiegato una bella giornata e abbiamo scoperto che le Marche non sono solo la costa o le città famose, ma l'entroterra è uno scrigno prezioso da aprire e da esplorare. Discovery Marche, le città marchigiane sulla Via Flaminia Romana. Noi le abbiamo visitate. E voi? Ripartiamo? Sì!